Per affreschi di storia, oggi ci occupiamo di un'arte veramente musicale. Ma che dico musicale? Parliamo di organi, parliamo dei grandi organi che noi vediamo nelle chiese e non solo. E ne parliamo proprio con degli esperti che hanno una tradizione che addirittura è giunta alla sesta, alla settima generazione. Parliamo degli organi mascioni. Mascioni che è una tradizione che inizia attorno al 1800, adesso sentiremo direttamente da chi è qui con me, che è alla quinta generazione, se non vado errato, ecco, che ci spiega un po' come nasce questa antica arte organaria qui in Valcuvia. Un'arte che, se non vado errato, nasce proprio attorno alla chiesetta di Azio, è vero? Sì, indirettamente nasce presso la chiesa di Azio perché due frati, due padri conventuali, due fratelli mascioni, con la soppressione degli ordini da parte di Napoleone tornano a casa, quindi sono mascioni, tornano nella loro terra e avendo questo convento si piazzano lì e con loro viene anche un organaro, un certo Chiesa di Lodi, il quale si mette un po' a riparare gli organi che stanno qui nella valle o nei dintorni. A questo organaro loro accostano un loro nipote, certo Giacomo Mascioni, il quale poi si metterà in proprio e inizierà l'attività, quindi la data di inizio della nostra, chiamiamo così, casa organaria del 1829. Naturalmente i primi anni sono anni duri perché lui è solo. Lui avrà tre figli, i quali moriranno anche prima di lui, e verso la fine dell'Ottocento la ditta passerà nelle mani del nipote, che è Vincenzo, il quale sarà quello che darà l'impulso maggiore all'azienda. Lui avrà la fortuna di avere 12 figli, 10 viventi, 6 maschi, i quali diventeranno tutti organari e lo aiuteranno a diventare, diciamo così, quello che siamo. Apprezzati in tutto il mondo, diciamo, perché la vostra arte è, vede la presenza di organi mascioni addirittura da Avignone a Venezia, a Tokyo e quant'altro. Ecco, ma è un'arte che non è facile. Lei mi raccontava prima che poi tutto sommato ruota attorno a queste canne, però dietro a queste canne c'è tutto un discorso, ad esempio un'evoluzione enorme, perché voi siete stati proiettati in avanti addirittura con quasi all'elettronica, poi ora c'è una fase di ritorno. E ci racconta che questi passaggi? Quindi noi, tornando, diciamo, al discorso iniziale, siamo poi continuatori di una tradizione tipicamente varesina, perché bisogna pensare che nell'Ottocento a Varese c'erano degli organari importanti che hanno fatto scuola, difatti ci sono in giro ancora tanti organi che sono chiamati di organo di tradizione varesina e hanno della struttura particolare, oggi a noi capita spesso anche di restaurare. Naturalmente noi nasciamo con l'organo, diciamo, organari classici, costruiamo gli organi a trasmissione meccanica prima, poi dopo c'è un'evoluzione soprattutto nel campo della meccanica, della trasmissione del movimento del tasto all'apertura della valvola e dall'aria alla canna, per cui dalla trasmissione puramente meccanica abbiamo l'evoluzione prima della trasmissione pneumatica, poi della trasmissione elettrica e poi da una trentina d'anni circa il ritorno alla trasmissione classica meccanica. Questo movimento che è nato, diciamo così, dal nord dell'Europa è arrivato in Italia appunto verso gli anni 60-70 e oggi come oggi la maggior parte degli organi che si costruiscono hanno questo tipo di trasmissione. Questo tipo di trasmissione permette all'organista di esprimersi in maniera più diretta, in quanto non è più lui, non schiaccia dei contatti, ma lui direttamente influisce sulla l'emissione dell'aria alla canna, quindi ogni canna ha un diverso modo di suonare, perché se il tasto viene schiacciato velocemente l'aria entra con un certo violenza, se invece lo abbassa più lentamente l'aria entra con più dolcezza, quindi non è una cosa molto sensibile, ma però certo ha influenza sul suono.
Lei raccontava, ad esempio, proprio in virtù di questo, ciò che accadeva, ad esempio, al Duomo di Milano, quando il tastierista, cioè chi suonava, schiacciava e la musica gli arrivava con un leggero ritardo proprio a causa di questo sistema elettrico, se non vado errato. Sì, la conquista, cioè bisogna pensare che l'evoluzione dell'arte organaria in questo senso è dovuta soprattutto al modo di come si riesce a far suonare le canne. Ora, l'organo classico è nato a trasmissione meccanica, quindi vuol dire che il tasto è una leva a cui è appeso un filo che con diversi rimandi arriva alla canna con una valvola che dà l'aria. Poi queste, aumentando diciamo il numero di canne che ogni tasto doveva far suonare, questa valvola diventava sempre più grande e diventava anche un po' dura, il tasto diventava duro, per cui c'era una certa difficoltà nell'esecuzione della parte organista. Allora è stato prima inventato un servocomando che era pneumatico prima ed elettrico dopo, che ha permesso di aumentare queste valvole senza incidere sulla forza dei tasti. Col tempo però, noi parlavamo di canne, col tempo però queste canne cambiano addirittura sonorizzazione, se il termine me lo consente, lo chiediamo all'esperto ovviamente. No, le canne vengono sempre costruite in quel modo e le caratteristiche strutturali delle canne cambiano ben poco. È soltanto il modo come vengono fatte suonare, quante è l'insieme di certi tipi di canne che danno un carattere all'organo diverso l'uno dall'altro. Allora, se abbiamo l'organo, abbiamo gli organi più antichi, sono gli organi, naturalmente gli organi rinascimentali che esistono ancora, sono del fine 1500, 1600, poi abbiamo gli organi barocchi del 700, poi ci sono gli organi romantici dell'800 e oggi come oggi si ritorna invece a costruire un po' gli organi che servono per eseguire i repertori organistici di quelle epoche particolari. Quindi questo percorso filologico che porta ad avere degli organi caratterizzati in modo tale di poter eseguire correttamente il repertorio di ogni periodo storico porta un po' a questo. Quindi è un momento così di transizione. Si cerca un momentino di trovare una nuova strada, però il futuro è ancora tutto da scoprire. Una curiosità, costruite gli organi, 6-7 generazioni, ma tra di voi c'è stato qualche musicista oppure vi siete sempre limitati a costruire? No, ci siamo sempre limitati a costruire, purtroppo. Non abbiamo mai avuto la fortuna, io dico sempre che ci sono le generazioni buone, le generazioni meno buone. L'importante, a mio avviso, è che queste generazioni portino avanti la tradizione. Poi speriamo che venga fuori la generazione con anche il musicista. Comunque rimane poco tempo per poter studiare e suonare l'organo. Chi costruisce l'organo non ha purtroppo tempo per dedicarsi alla musica. Difatti noi abbiamo avuto anche occasione di avere qui qualche musicista, sperando che poi imparasse a intonare, a armonizzare gli organi, ma però ha sempre rinunciato perché obbligava loro ad abbandonare quella che era la loro strada che avevano scelto in partenza. Quindi c'è il connubio fra voi che producete e il musicista che poi viene, come diceva lei, a sonorizzare. No, il musicista non viene a sonorizzare, il musicista fa delle scelte di tipi, che tipi di suono deve avere l'organo, poi dopo è l'organaro che abbiamo, l'organaro che potrebbe essere un costruttore, un falegname. Naturalmente l'organo è una macchina complessa, fatta di elementi strutturali, di legno, di ferro, poi ci sono i mantici, ci sono le canne, e queste canne devono essere fatte parlare, quindi c'è la persona specializzata che riesce a far parlare le canne secondo un suo gusto, secondo quello che gli viene chiesto dalla clientela, secondo quello che gli viene chiesto dallo specialista o dal consulente che viene chiamato per seguire e per decidere che tipo di organo dobbiamo realizzare. Ecco, lei parlava prima giustamente, no? Voi non realizzate soltanto gli organi, ma fate anche la manutenzione, cioè la ristrutturazione.
Deve essere un lavoro affascinante anche questo, affascinante certamente anche il costruire, ma affascinante anche mettere mani laddove, ad esempio, ci sono organi del 1500 che trasudano ovviamente di quella grande esperienza organaria che c'era allora e di quella musica e di quei concerti che ancora l'organo sembra quasi di rivivere. Sì, la nostra attività si svolge su tre campi in particolare. Costruiamo organi nuovi, restauriamo gli organi storici e poi abbiamo la manutenzione dei nostri organi, che avendone costruite più di 1000 ci dà molto da fare. Quindi ci sono delle specializzazioni nella specializzazione, in quanto un restauratore è più portato per restaurare, quindi il restauro è un'attività particolare che richiede attenzione, richiede soprattutto un po' il mettersi dietro, non è un'attività creativa, quindi il creativo non è tanto portato per il restauro, quindi bisogna trovare le persone adatte, le persone che hanno pazienza, che si dedicano senza, cioè che l'io non esiste. L'io non esiste. E però nello stesso tempo è proprio grazie a quell'io lì che tante volte poi vediamo alla fine chi utilizza questo strumento, vale a dire chi suona l'organo, che esprime proprio invece il suo io. Quindi due io diversi, chiaramente, l'io della costruzione e l'io invece del musicista che deve esserci. Sì, poi il musicista è quello che usa l'organo, quello che è il fruitore dell'organo, quindi è lui che in base alle sue professionalità, in base alle caratteristiche dell'organo, sceglie anche lo spartito e i pezzi che deve realizzare, che deve suonare. Ecco, noi ringraziamo ovviamente la ditta Mascioni di averci consentito con le nostre telecamere di entrare in questa antica ditta che si occupa di questa arte stupenda musicale, e diamo appuntamento a tutti voi al prossimo Affreschi di Storia.